Ciao a tutti, usa un amore non corrisposto per crescere. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. Ti ricordo gli appuntamenti importantissimi di Torino, venerdì 31 gennaio 2020, ore 20:45, il seminario dal titolo Fai volare la tua autostima, riferimento 333 1511703. E ti ricordo poi il mio seminario di Milano, domenica 1 marzo, dalle 9:30 alle 19:00, Autostima e seduzione in amore nel lavoro, riferimento 333 1511703. Ti ricordo inoltre che attivo l'abbonamento sul canale Massimo Taramasco, quindi vai sulla pagina, sulla home page del canale Massimo Taramasco e abbonati al canale. A fianco al tastino iscriviti, trovi il tastino abbonati. Abbonandoti potrai iniziare il tuo percorso di crescita personale con me. E veniamo al tema, usa gli amori non corrisposti per crescere. Crescere emotivamente, crescere come persona, avere dei miglioramenti personali. Intanto, appunto, è importante trasformare il bene in male, trasformare la sofferenza in piacere, perché l'amore non corrisposto è un amore che ci può generare sofferenza, ci può generare sofferenza per il fatto che diciamo, noi non otteniamo, veniamo frustrato quello che è un nostro desiderio e quindi l'amore non contraccambiato, diciamo così, diventa sofferenza quando anziché accettarlo e diciamo, e mettere in atto dei meccanismi difensivi, tra virgolette, di prendere le distanze dalla persona che non ci corrisponde, cioè tu non mi corrispondi, vaffan, e io ti sanziono in un modo o nell'altro, attraverso il fatto che non ti do più considerazione, non ti do più stima, ti abbandono, ti rifiuto io stesso a te. Ecco, quindi se noi riusciamo a mettere in atto queste strategie, riusciamo a crescere perché riusciamo a capire, intanto a dare valore alla nostra autostima, cioè le azioni che noi facciamo vengono interpretate dal nostro cervello come possibilità di sviluppare o non sviluppare autostima. E questo è fondamentale, perché se noi sviluppiamo autostima, riusciamo a ottenere dei risultati positivi nella nostra vita. Cioè riusciamo a diventare persone migliori, riusciamo a diventare persone in grado di raggiungere quelli che sono i loro obiettivi, quelli che sono i loro desideri. Insomma, diventiamo davvero delle persone migliori se riusciamo a mettere in atto, diciamo così, a prendere le distanze, a far valere la nostra autostima. Ma la nostra autostima sale in funzione delle azioni che facciamo. Ecco qui, non è che io ho autostima e quindi faccio delle azioni che mi procurano autostima. No, io faccio delle azioni e quindi mi genero autostima, questo è importante, fondamentale. L'amore non corrisposto, diciamo, a livello profondo, ha un'energia molto forte. E quindi questa energia non dobbiamo farla diventare insicurezza, non dobbiamo farla diventare, diciamo, energia negativa, cercando di accanirci. È l'accanimento, no? Che ci fa entrare in questi stati di malfunzionamento delle nostre relazioni. Più ci accaniamo e più entriamo in situazioni molto molto negative. Quindi quello che perché un amore non corrisposto ci serve per crescere? Perché ci dà la possibilità di guadagnare un sacco di autostima, di fare delle azioni che ci possono dare veramente dal profondo una grande autostima, ci possono dare una grande energia, ci possono dare una grande forza. Ma soltanto se noi mettiamo in atto delle azioni consapevoli. Perché se lasciamo tutto al caso, se lasciamo che sia il caso a decidere come devono andare le cose, allora non otterremo davvero nessun risultato, otterremo soltanto il risultato di prenderci delle facciate, otterremo soltanto dei risultati negativi fondamentalmente. Quindi dobbiamo, nel momento in cui vediamo che una persona non ci corrisponde, traiamo questo fatto. Traiamo da questo fatto l'occasione per crescere come persone. E qual è il modo per crescere? È quello di fare delle azioni che vadano a contrastare direttamente questo, cioè accettare il fatto che non mi corrisponde, ma la strategia.